Tecnologie e tecniche mini-invasive, questa volta per il trattamento della calcolosi renale. Quindi siamo in un ambito che riguarda tutti, uomini e donne, e che riguarda molti perché è molto molto frequente. Ma scopriremo appunto tramite la voce di un urologo esperto, il dottor Francesco Di Bitetto, che è tornato a trovarci, cosa la tecnologia ci permette di mettere in campo per non avere più, diciamo, un fastidio, una situazione fastidiosa e un po' anche pericolosa, corretto? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto, dottor Di Bitetto. Allora, anzitutto diamo una definizione su questa calcolosi renale, che è, come detto, patologia abbastanza comune. Assolutamente. Che cos'è la calcolosi renale? La calcolosi renale è una condizione in cui si formano all'interno della via urinaria dei sassolini, nient'altro che sassolini, che detto così sembra quasi simpatico, in realtà non lo è per niente. Chi l'ha avuto non sorride affatto. E questi sassolini fondamentalmente non sono nient'altro che delle sostanze chimiche, dei sali che vengono disciolti all'interno dell'urina e che, se sono presenti in elevata concentrazione, precipitano, come quando noi abbiamo un bicchiere d'acqua, ci mettiamo 7 cucchiaini di zucchero, a un certo punto lo zucchero non si scioglie più ma precipita, è esattamente quello che succede, e si inizia ad aggregare. Esattamente la stessa cosa succede all'interno della via urinaria, quindi si forma un sassolino di dimensione variabile che va a posizionarsi all'interno delle cavità del rene, e da lì però può prendere la strada per andarsene giù verso la vescica, e quando succede, se si incastra, sono dolori seri. Esatto, perché si blocca il passaggio proprio dell'urina che viene prodotta, cosa che crea una sorta di stagno non particolarmente bello, neanche da immaginare, ma soprattutto che poi ingrossa il rene e infiamma tutto. Esattamente, ingrossa il rene e fa venire, la prima cosa è la colica, dolore devastante, lancinante. Pare sia peggio del parto. Sì, da quelle parti lì, quindi non so chi l'ha provato. No, diciamo, la colica no, il parto sì. E quindi comunque è doloroso, immagino, non ho mai partorito. Però sì, assolutamente, questa è la prima cosa, il dolore è un dolore molto forte, però il dolore è la manifestazione di un problema. Questo problema è che il rene in quel momento non riesce a scaricare efficacemente le urine, quindi si sta dilatando progressivamente, queste urine si caricano, diventano sempre più stagnanti e si iniziano a riempire di batteri, quindi rischio infettivo anche molto serio. I pazienti possono finire anche in rianimazione per una condizione del genere. Ecco. E la peggiore delle ipotesi è che la situazione possa poi procedere verso una defunzionalizzazione del rene. Se quel rene non riesce a eliminare le urine, non produrrà nemmeno più urina. Certo. Quindi va incontro, si rischia di andare incontro ad una insufficienza renale. Noi per fortuna abbiamo due reni, però per esempio c'è chi nasce, non lo sa neanche, con un solo rene. Se quel rene fa una calcolosi, se il calcolo si incunea e il rene smette di funzionare, il paziente va in insufficienza renale acuta. Condizione e questo gravissima. Gravissimo, certo, anche perché porta tutta una serie di condizioni poi di gestione futura molto invalidanti. No? L'insufficienza renale acuta è una condizione che, diciamo, o si tratta supera il paziente, non c'è una possibilità. Okay. Quella successiva è l'insufficienza renale cronica, che però è un danno ripetuto nel tempo. Ecco, insomma, se si riesce a trattare la situazione nell'acuto non si dovrebbe verificare nulla di grave. Ora, ma è possibile che io non mi accorga che il rene ha smesso di funzionare? Purtroppo è possibile. È possibile perché se la dilatazione avviene in maniera acuta, quindi io dal nulla ho un calcolo, si incunea, il calcolo blocca, si dilata, dolore fortissimo, ho una colica, a meno che non sono un Highlander, cioè andrò in pronto soccorso a farmi vedere da qualcuno. Altre volte invece quello che succede è che il calcolo è parzialmente ostruente, quindi magari ostruisce all'80%, il rene non riesce a svuotarsi completamente, però un pochino si svuota, quindi il paziente magari c'ha un senso di pesantezza, si trascura, questo rene continua però a dilatarsi progressivamente, ad avere una difficoltà nell'eliminazione dell'urina, a un certo punto però dice basta, non ce la faccio, smetto di funzionare, e magari può succedere anche una condizione del genere. Il paziente si presenta, il rene è un rene già grinzo, cioè già non funzionante, quindi già da tempo, certo. E come faccio a sapere se ho i calcoli al rene, prima di capire come è cambiata la chirurgia? Allora, diciamo che se non ho mai avuto sintomi, se non ho una condizione predisposta, se in famiglia non ho storia di calcolosi, non avrò verosimilmente calcoli reni. In linea di massima, comunque, una ecografia può già dare un'informazione abbastanza, seppur grossolana, ma da poco. Di base. Sì, di base, assolutamente. Chiaro che se ho una colica renale, ho dei dolori e magari in famiglia ci hanno avuto tutti quanti i calcoli, una visita urologica va fatta. Va proprio fatta, perché poi i rischi, abbiamo detto, sono un po' troppo alti. Ora, anche perché, oltretutto, oggi la tecnologia ci permette di dimenticare un po' quello che succedeva tanti anni fa,
quando sentivi di una zia con i calcoli al rene e diventava un'operazione. Anche solo 30 anni fa, che comunque, voglio dire, di fatto è ieri biologicamente. Sì. I calcoli, anche calcoli minuscoli, ostruenti, venivano trattati con intervento chirurgico tradizionale. Quindi si incideva, si apriva, si andava a raggiungere delle strutture poste in profondità, molto piccole, difficili da riconoscere, difficili poi da richiudere, veramente. Interventi complicati, con tantissime complicanze, con tantissimi problemi poi anche nel post-operatorio, con degenze lunghissime per un problemino di fatto banale. Esatto, okay. Esatto. Cosa che ovviamente ancora oggi, quando parli di calcoli renali, ti viene un brivido, perché il ricordo, se non hai 20 anni, il ricordo è di un qualcosa effettivamente doloroso, sì, difficile, eccetera. Oggi invece cambia tutto. Oggi invece cambia tutto, perché per fortuna l'ingegnerizzazione ci ha portato a produrre degli strumenti piccoli ma estremamente efficaci, per cui non dobbiamo più aprire a cielo aperto, ma ci possiamo permettere di andare a trattare la calcolosi per via endoscopica. Cioè, noi risaliamo le naturali vie urinarie con un paziente addormentato, in sedazione, quindi il paziente si fa un sonnellino di un'oretta più o meno, e arriviamo all'interno del rene salendo su con degli strumenti molto piccoli, ma che ci permettono di lavorare all'interno del rene o all'interno dell'uretere, insomma dove si trova il calcolo, andando fondamentalmente a rompere il calcolo, a polverizzarlo, a frammentarlo con un laser, quindi una fonte di energia piccolissima ma estremamente efficace. Cosa che quindi risolve completamente il problema, e lo risolve in una modalità di cui io, quando mi sveglio, potrei non accorgermi nemmeno. Di fatto, beh, si spera che il paziente lo sappia quando va a dormire, quando viene addormentato, cosa sta facendo, se non è un problema. Però sì, assolutamente, diciamo, senza significativi problemi, quindi con un dolore post-operatorio di fatto nullo, con una ripresa subito, il paziente mangia la sera stessa dell'intervento, si mette in piedi, diciamo, non sono interventi pesanti, va a casa il giorno dopo l'intervento. Ecco. E questo ci fa tirare un grande sospiro di sollievo, ma ovviamente c'è sempre un ma. E se io avessi invece una situazione di calcoli molto complessa, molto grande, per esempio, mm-hmm, diffusa su varie parti del rene, resta così semplice la situazione? Non è così semplice, però anche qui la tecnologia ci viene in soccorso. Una volta era impossibile fare a meno dell'intervento chirurgico tradizionale, ad oggi invece abbiamo delle possibilità alternative. Ecco, magari l'ingegnerizzazione ci permette di utilizzare tante fonti di energia per via retrograda, quindi per via endoscopica si può trattare una calcolosi complessa, sì, però bisogna dire al paziente: attento, probabile che magari in una singola seduta non ce la facciamo, è possibile che ti dobbiamo operare due volte. Alternativa invece è trattare calcolosi molto grosse con degli strumenti per via percutanea, cioè l'urologo effettua, ovviamente da addormentato, un intervento in anestesia generale, una puntura del rene, accede all'interno del rene con uno strumento che è una cannula, quindi fondamentalmente poco più grande di una penna, okay, e attraverso questa cannula procede a rompere il calcolo con generalmente ultrasuoni, fondamentalmente si utilizza questa fonte di energia, che vengono poi anche permette poi l'aspirazione di questi calcoli. E questo intervento, che si chiama nefrolitotrissia percutanea, è sicuramente l'intervento che nel caso di calcolosi molto voluminose, perché già sopra 2 cm è una calcolosi grossa, ecco, e da pensare 2 cm dentro un rene fa, esatto, spavento. E ci permette di avere un elevato tasso di risoluzione delle calcolosi con un singolo intervento e con una invasività di fatto nulla, cioè l'intervento ha la cicatrice di un neo, l'asportazione di un neo. Quindi è una cosa che poi neanche ricorderò. Si spera di no. Speriamo di no. Però anche questo è molto interessante, proprio perché ecco, se è un qualcosa che si può verificare così tanto frequentemente, è bene sapere poi a chi rivolgersi. Rivolgo, esattamente. Quindi vi rimando nuovamente la mail del dottor Di Bitetto, dr.dibitetto@gmail.com, per tempestarlo di domande a cui lui saprà rispondere, con anche un sacco di informazioni aggiuntive, perché appunto è bene essere informati prima, no? Sì, sì, sì. Meglio saperlo prima, meglio prevenire che curare. Esattamente. Di nuovo, dottore, la ringrazio infinitamente. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E invitiamo tutti i nostri spettatori a cercare tutti gli episodi del dottor Di Bitetto, perché abbiamo trattato tanti argomenti utili, prima o poi utili. Ci salutiamo così. Di nuovo. Buonasera a tutti.